Ciao ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming. Allora, questo video non vedevo davvero l'ora di farlo, perché con questo voglio dare le mie impressioni su un gioco che, ve lo dico da subito, senza indugio, è sicuramente uno dei più belli a cui abbia mai giocato. Non so se è sul podio dei primi tre, perché effettivamente ho dei giochi nel cuore che sono quasi insostituibili, però diciamo che vogliamo fare una top 10? Ecco, sicuramente Ori è tra queste. Non mi chiedete se è al terzo, al secondo o al nono posto. Non lo so e in questo momento neanche mi interessa, perché quello che voglio comunicarvi è che ci siamo visti tutta la serie, d'accordo? E l'ultima puntata è stata questa settimana. Se non l'avete vista, la serie, vi consiglio davvero di vederla, oppure di giocare il gioco per fatti vostri, perché non so in che altro modo dirvelo, questo gioco merita tantissimo. Io questo video qua era un po' che lo preparavo e me lo sono scritto tutto, in tutti i dettagli. Questa è la seconda recensione, tra virgolette, che faccio sul canale, e onestamente con la prima, che è stata quella di Rise, Son of Rome, ho cercato di seguire una linea molto analitica in cui davo prima tutte le caratteristiche del gioco e poi alla fine le mie impressioni finali. L'avevo scritta tutta così, questa recensione, e ce l'ho pronta già da qualche giorno. Però al momento di registrare, al momento di mettermi davanti alla telecamera, mi sono chiesto: ma a che pro fare questo lavoro di descrizione del gioco così? Perché il senso del video di prime impressioni dovrebbe essere quello di essere insieme a parlare un pochettino di com'è stato questo gioco e di come l'abbiamo vissuto. Quindi questo video è incentrato sul parlare con persone che il gioco o l'hanno giocato o hanno seguito la serie. Quindi, perché fare tutte queste descrizioni tecniche? Se qualcuno vuole le descrizioni tecniche del gioco, ci sono una valanga di recensioni di riviste specializzate o di altri youtuber che fanno un lavoro molto più certosino nell'analizzare il gioco dettagliatamente, dando tutte le informazioni sulla uscita, la casa di produzione, le caratteristiche grafiche, le dinamiche di gioco. Io onestamente, sapete cosa? Qui, in questo momento, ci ho ripensato e vorrei fare un video con voi che parla principalmente e anzi quasi esclusivamente di come l'ho vissuto questo gioco, nella speranza di fare un confronto insieme, perché è effettivamente questo lo scopo del mio canale, non fare un lavoro analitico, perché per questo ci sono già delle fonti veramente eccezionali che io stesso guardo quando mi devo informare di un gioco. Quindi perché aggiungere cose che possono essere trovate altrove da gente molto più preparata di me? La cosa esclusiva che posso dare è semplicemente la mia impressione sul gioco, come l'ho vissuto e come l'abbiamo vissuto insieme se avete seguito la serie con me. Quindi ragazzi, ora farò una recensione di prime impressioni completamente personale, a ruota libera, senza seguire un cavolo di quello che mi ero scritto, va bene? Allora, questo è stato il primo gioco che ho portato sul canale, d'accordo? E l'ho portato perché le recensioni erano già entusiastiche di questo gioco, quindi mi sono detto: va bene, iniziamo con un gioco particolare, perché questo si tratta di un platform, ragazzi. Questo gioco è un dannatissimo platform. Non è uno di quelli che devono immediatamente impressionarti con la super grafica o con intenzioni di ritornare a chissà quali fasti del passato con i platform di un tempo. Non ha né l'intenzione di sorprendere con il graficone 3D, né di fare il lavoro che fa un film di azione, in sostanza colpirti con esplosioni, con ogni genere di cafonata possibile immaginabile. Attenzione, non è una critica, a me queste cose piacciono un sacco, ma non è questo il caso. Questo gioco non è così. Questo gioco è, per come l'ho vista io, una fiaba. È una fiaba. È un platform da giocare e se l'avete visto con i miei stessi occhi, è una fiaba, è un racconto dolce e suadente, ma anche pieno di sentimenti, pieno di coinvolgimento e anche di difficoltà. Se avete seguito tutta la serie, avete sicuramente visto come io all'inizio questo gioco l'avessi preso assolutamente sotto gamba. Rapito da tutta la narrazione che si è fatta, tutto il bellissimo racconto iniziale, struggente, che è stato creato apposta per farti scendere una lacrima, e c'era quasi, voglio dire, piangere davanti a un videogioco mi è successo davvero raramente, solo in certi rarissimi casi, ma se questo
Ecco, diciamo che questa era una possibilità. Non ci sono arrivato neanche di vicino, però sicuramente ho colto lo spirito con cui l'inizio del gioco è stato fatto. All'interno di tutto questo, rapito dalla bellezza dell'opera che hanno fatto col gioco, non soltanto l'intro, già dai primi minuti di gioco si vede come la cura per il dettaglio grafico, pur essendo un platform, pur essendo sviluppato con Unity, che è un motore che ha sicuramente delle limitazioni, ma ha delle altre caratteristiche. Se usato sapientemente, a quanto pare questo motore può regalare delle cose meravigliose, perché l'abbiamo visto fin da subito. Basta che vi guardate, se non l'avete fatto, la prima puntata, ok? Avevo ancora i capelli rossi e lunghi, figuratevi. È passato un pochettino di tempo. Però questo è l'esempio di come secondo me dovrebbe essere fatto un gioco. Non aveva la pretesa di essere chissà quale opera titanica che raccoglie centinaia di migliaia di giocatori in multiplayer, se non milioni. Voleva raccontare una storia. Voleva raccontarla e dannazione se ci è riuscito, perché ragazzi, questo gioco è praticamente perfetto. Lungo tutta la serie non sono riuscito a trovargli un difetto. Questo è un platform davvero molto difficile, perché all'inizio io, tratto in inganno dalla bellezza del gioco, l'ho sottovalutato, l'ho chiaramente sottovalutato e mi sono ritrovato nei momenti in cui cominciava a essere un pochettino difficile e lo diventa abbastanza in fretta e secondo una scala che è davvero piuttosto ripida. Il gioco aumenta di difficoltà continuamente dall'inizio alla fine e con una salita piuttosto ripida e non fa in tempo a padroneggiare una cosa che subito te ne danno un'altra perché devi fronteggiare delle cose ancora più difficili. E se all'inizio le cose sono abbastanza semplici per le prime dinamiche di gioco, verso la fine, ragazzi, questo gioco diventa un delirio, una follia. Parlando di questo, mi è venuta in mente una cosa in particolare. Vi ricordate l'episodio dello spirito dell'acqua, no? E quello all'interno dell'albero Ginso. Era l'albero Ginso, sì. E il momento in cui andiamo a prendere lo spirito dell'acqua e il momento in cui l'acqua improvvisamente sale, è quella cosa che avrò ripetuto tipo una ventina di volte prima di riuscirci e quel video ha un sacco di tagli. Beh, ragazzi, allora, quello è il momento che secondo me è esplicativo di come è questo gioco qua. È un gioco che ha praticamente tutto. È difficile perché quella zona, come vi ho detto, l'ho ripetuta 20 volte, dannazione, però quel gioco ha, in quel momento, la musica era così bella, così coinvolgente. Lo spettacolo che ti offriva quel momento di gameplay era perfetto. La musica bellissima, la grafica era bellissima, il gioco era dannatamente difficile, ma non era difficile perché era bastardo che ti faceva degli inganni, era difficile perché era difficile e basta. Cioè, che se tu non sbagli, lo superi, quel punto. È che sbagli e devi diventare più bravo a fare quella cosa. Ecco, questa è, secondo me, una caratteristica molto positiva del gioco. Perché non cerca di sorprenderti con delle cose cattive che mettono in difficoltà il giocatore in maniera gratuita con una cosa che non si può aspettare. No, questa cosa, tu la vedevi, era già lì, era solo difficile da fare. E la tua abilità, col passare del tempo all'interno del gioco, aumenta costantemente perché è l'unico modo per averla vinta, perché altrimenti vinta non ce l'hai, è impossibile. Quindi ragazzi, quell'episodio là è secondo me il cuore, è quello che è il gioco. È bellezza, poesia, una fiaba raccontata e la grande difficoltà di un platform fatto bene. E riguardo al fatto bene, un plauso enorme a Moon Studios, che è una casa di sviluppo indie. Certo, il gioco è distribuito da Microsoft, ma lo sviluppo, ragazzi, è stato fatto da un team piuttosto piccolo all'inizio, ok? Un team indipendente che ha fatto questo gioco mettendoci il cuore, ragazzi, si vede, è chiaro. Questo è un gioco che si stacca dagli altri che ho avuto modo di provare ultimamente, ma anche in tutta la mia in tutta la mia esperienza da videogiocatore, per quanto limitata o approfondita possa essere, ho giocato a decine se non centinaia di giochi nella mia vita e questo qua l'ho
ve l'ho detto, lo colloco nella top 10 perché è un gioco fatto bene. E non è solo fatto bene nel senso che la giocabilità è ottima, che è vero, per carità. La grafica è bellissima, seppur sviluppata con Unity all'interno di un platform che non è niente di incredibile, eccelso, ma è fatta benissimo per quello che deve fare. Questo gioco non va né oltre né al di sotto. Non è un gioco che si vede che è di un team di sviluppatori squattrinato, perché è fatto veramente con maestria. E tutto quello che è stato fatto è stato di tutta evidenza frutto di una scelta ben precisa. Hanno creato il mondo, hanno creato la dinamica di gioco, hanno creato la narrazione, hanno fatto tutto benissimo. Quindi, ragazzi, non so davvero che cosa trovargli di difetto a questo gioco. E se volete sapere qual è la mia opinione finale, è questo gioco, secondo me, si merita un 9. Un 9 pieno. E dare 9 a un gioco lo rende un gioco praticamente imperdibile. Questo gioco lo consiglio a tutti, ok? Ho un mio amico che non è videogiocatore, praticamente. Avrà giocato sì e no a 4 giochi in vita sua, o qualcosa del genere. Non è un appassionato di videogiochi, non è una cosa che normalmente gli interessa, ha giochicchiato da più giovane, ma adesso praticamente non gioca più. Bene, questo amico mio si è visto tutta la serie, perché è stato rapito dalla bellezza del gioco nel complesso, d'accordo? E non la vedeva da videogiocatore, la vedeva come persona che guarda una cosa. Quindi, se questo è stato l'effetto, e vi garantisco che non è stato l'unico, se questo è stato l'effetto che ha avuto su delle persone che normalmente non videogiocano, che non sono né appassionate né neanche casual gamers, niente, ha avuto questo effetto qua, ragazzi, questo gioco è una ottima, ottimissima opera. Hanno fatto un lavoro eccellente, senza... non gli trovo un difetto. Anche... io mi ci sono messo a pensare, L'ho cercato un difetto, anche se piccolo, perché non volevo fare un video sbrodolato in cui ne parlavo benissimo e basta. Ma ragazzi, io ci ho pensato, non trovo niente. E se non trovo niente, non vi posso dire niente. Questo gioco è perfetto. È perfetto. Non è il giocone gigante della vita, è un gioco tutto sommato piccolo, sia nell'obiettivo che nelle intenzioni, ma sa dove vuole andare, è tutto perfetto. È semplice come gioco, ok? E questo si è riflettuto anche sul prezzo. All'uscita costava, mi pare, un 35 euro, niente di più, non vorrei sbagliarmi, però sicuramente non ha sparato il 50, 60, 70 euro di un gioco AAA al day one. Questo non è. Io, tra l'altro, l'ho pagato 8 euro perché l'ho giocato dopo un po'. Era già in sconto, quindi ragazzi, adesso probabilmente costerà anche meno. Ve lo consiglio questo gioco? Ma in ogni modo possibile e immaginabile. Questo gioco è un capolavoro. Un capolavoro. Non c'è niente in più da dire. Ve lo straconsiglio in ogni maniera possibile e immaginabile. Perché sapete quando si dice che i giochi possono essere anche opere d'arte? A volte? Perché la passione, la maestria di chi crea videogiochi a volte crea dei capolavori? Ecco, questo ne è l'esempio. E dicendo quest'ultima frase, penso di non poter dire nient'altro. Non vi voglio parlare della dinamica di gioco nello specifico, perché se avete seguito la serie, la sapete già. E se non la sapete, ci sono milioni di video, milioni no magari, ma decine e decine di video che vi spiegano la dinamica di gioco, tutto come funziona. Quindi, questa è solo la mia impressione, e non posso che consigliarvelo al 100, al 1000%. Non costerà pochi euro adesso. Non richiede un computer performante, per niente, perché è un platform. La grafica è molto curata, ma non chissà, non pesante. Gira praticamente su qualunque computer. Quindi, ragazzi, non davvero possono giocarlo tutti, questo gioco qua. Non posso che consigliarvelo con tutto il cuore, veramente. E un enorme applauso a Moon Studios per aver fatto quello che è veramente un capolavoro. Bene ragazzi, allora, questo video finisce qui. Come vi ho detto all'inizio, l'ho fatto a braccio, non ho seguito un cavolo di quello che diceva questo foglio di carta. L'ho fatto proprio con istinto, così, come mi veniva, senza freni, senza regole. Vi ho detto quello che mi passava per la testa dopo aver giocato tutto il gioco e averci riflettuto un po'. E
devo dire che forse continuerò a farle così, le recensioni, che recensioni non sono, come ho già detto un sacco di volte, sono mie impressioni di un gioco che ho giocato e che altre persone hanno giocato insieme a me guardando la serie, o che hanno giocato per fatti loro. Quindi, ragazzi, io non posso che salutarvi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile in qualche maniera, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace se questo video di impressioni vi è piaciuto e se vi è piaciuta la serie di Ori. Ancora una volta, grazie Moon Studios per averci dato questo gioco, un plauso a Microsoft per aver creduto nel progetto e sono felicissimo di aver fatto questa esperienza insieme a voi, perché questo gioco è, lo ripeto per l'ennesima volta, un capolavoro. Va bene? Ragazzi, con la gioia nel cuore di aver vissuto una bellissima esperienza e di avervela comunicata dal cuore senza nessuna regola e nessun freno, vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video.